vecchie chiavi inglesi. Proprio oggi, colto dal solito turbinio di cose da fare, ricambi che non arrivano, persone in panne con macchine in mezzo alla strada, bloccate, ma bloccate che non si muovono. Immaginiamo l'idillio con tanto di auto elettrica ferma in mezzo alla piazza, in mezzo alla strada, e dover spostarla. È arrivato il momento di far tarare l'attrezzatura. L'attrezzatura, perché sì, le attrezzature in officina vanno tarate una volta all'anno. E attenzione, non è che possiamo metterci noi a tarare gli strumenti, o meglio, possiamo fare dei processi di taratura. Basta andare sull'equilibratrice, ad esempio, mettere il peso di taratura e tararla. Però, come in tutte queste cose, ci sarebbe un conflitto di interesse, perché se lo stesso esecutore dei lavori ad autocontrollarsi non va bene, ci vuole un'azienda esterna che certifichi, tramite dei controlli, eccetera, eccetera, che le attrezzature sono tarate e conformi a norma, insomma. Insomma, una storia tra controllori, controllati e norme. Procediamo. E allora ho pensato, ma perché non proponiamo un video in cui spiego cosa c'è dietro un'officina, che può sembrare una cosa semplice, come al solito al mondo, quando abbiamo, noi ci troviamo davanti a un qualcosa che ci sembra semplice, come un programma che è fruibile, veloce, intuitivo e molto facile da usare, è probabile, anzi quasi certo, che dietro ci sia un enorme lavoro. Perché ho detto, ma perché non facciamo un video in cui spieghiamo cosa c'è dietro un'officina? Le tarature, tutte le attrezzature speciali, fare un po' un elenco di quello che magari davanti non si vede, ma dietro effettivamente c'è. Sì, ma allora facciamo un pochino di ordine. In questo video parleremo principalmente di standard e normative. Allora, gli standard sono quelle norme, diciamo, a cui dobbiamo sottostare, oppure un modello a cui viene uniformata un'adatta attività o produzione. Le normative invece sono un obbligo di Stato, quindi non puoi aprire un'attività se non rispetti queste normative. Cioè, proprio non te lo fanno fare, manco iniziare, non ti risu neanche la clerica. E per i quali siamo obbligati. Diciamo che, parlando in soldoni semplici, in parole terra-terra, gli standard sono molto utili all'azienda per crearsi il suo mercato, per avere lavoratori contenti, clienti contenti, migliorare la produzione, migliorare le attività. Le norme sono quelle invece che tutelano lavoratori e azienda e stato, quindi dove si lavora. Per esempio, nel nostro settore è obbligo avere l'attività Ateco corrispondente alla meccatronica. Noi poi abbiamo anche la meccanica, l'attività di gommista, perché se no non potrei esercitare. L'attività di noleggiatore, noi abbiamo una bellissima EcoSport a noleggio, tutta aerografata, molto stile tecnologico. E anche questa non potremmo noleggiarla se non avessimo all'interno della nostra misura camerale questa qualifica Ateco. Un'altra norma a cui siamo obbligati, e adesso ho fatto fare la revisione, anche come al solito entro la fine dell'anno, è quella delle masse a terra, che vanno verificate e rientrano anche negli standard poi richiesti che andremo a vedere dopo, e quindi delle masse a terra, perché se qualcuno si prende una bella scossettina c'è bisogno di avere la massa a terra corretta, altrimenti c'è il rischio che si folgori. Poi, molti non lo sanno, ma chi ha un'attività lo sa bene, anche in ufficio non puoi avere le prese quelle vecchie, no? Perché non si sa mai che un povero, che un cliente gli venga in mente di infilare la penna dentro la presa elettrica e quindi prendersi una bella sfugonata, ok? No, non può farlo perché la normativa prevede che queste prese abbiano come delle sportellini che si chiudono, quindi se uno tenta di andare lì con la penna non riesce, ci vuole proprio la presa elettrica, che allora permette l'ingresso, se no non ce la fai. O meglio, se poi vai là con un carro armato probabilmente ci entri, però lo rende più complicato. Che poi si sa mai che qualcuno venga a volersi suicidare in ufficio, e vorrei proprio vedere come va a finire la cosa, ma per adesso non ci è mai capitato. Ma dicevamo che stamattina abbiamo fatto, io non so perché questi LED fanno questo effetto strobo, ma comunque abbiamo fatto venire questa azienda esterna che appunto ha controllato e ha tarato tutti gli strumenti. Andiamo a vedere cosa hanno fatto. Quindi partiamo proprio da quello che è avvenuto oggi, cioè la taratura degli strumenti. Ecco, pochi lo sanno, ma
tutta l'attrezzatura, chiavi dinamometriche in primis, perché se stringiamo una gomma male e noi ci fidiamo del tac, ma poi in realtà sta stringendo meno, rischiamo che la nostra fantastica ruota se ne vada e il cliente cerchi, a meno che non hanno assistito un famoso per girare con tre ruote, non penso che gli faccia molto piacere. E poi sta ruota che viaggia potrebbe arrecare qualche fastidio ai passanti o a chiunque si trovi nelle vicinanze. Quindi è importantissimo farle tarare. Strumenti di gonfiaggio, anche le pistole. Le pistole gonfiagomme vanno tarate, come vanno tarati anche le equilibratrici delle ruote. C'è poi una procedura da fare per equilibrare e tarare questi strumenti, che è generalmente all'interno del menu dello strumento stesso, che in questo caso noi troviamo all'interno di questo menu dove c'è questa scritta, e dovremo poi posizionare un peso apposito di circa 100 grammi, ora non è questo perché ce l'ho nella scatola, abbiamo appena messo via, e un cerchione in ferro al quale dovremo apporre il peso e poi lanciare la taratura. Ecco, una volta finito la macchina si ritare, quindi possiamo poi proporre al cliente un servizio di equilibratura sul pneumatico di livello, dove non è che se abbiamo 10 grammi di squilibrio in realtà sono 20, e siamo sicuri perché ogni tanto, una volta all'anno, noi equilibriamo e tariamo queste macchine. E visto che sono passato nella zona gomme e di fianco abbiamo i fusti dell'olio, anche questi, questo magari un po' si sa, ma non è che possiamo metterli dove vogliamo. I fusti dell'olio devono essere tutti protetti e messi sopra delle grate, in modo tale che se gocciolino, questi non vadano a sporcare per terra e a far sorbire dal terreno l'olio. Eccoli qua, si vede poco perché qui abbiamo l'abitudine a spazio poco a riempire tutto, ma comunque queste grate sono necessarie per riporre tutti i vari bidoni con dentro liquidi. E riguardo sempre ai rifiuti, siamo obbligati, giustamente direi, a dividere tutto: filtri olio, lattine senza gas, lattine con gas, pasticche freno, stracci, liquido, tutto quello che riguarda lo smaltimento, filtri aria, deve essere attentamente catalogato, messo via, e poi ci sono i vari registri rifiuti. Anche i toner della stampante non si possono buttare così, vanno smaltiti. Che fatica, e siamo solo all'inizio. Adesso vi inquadro lei. Questa qua è una macchina del clima. Ecco, anche questa per essere usata necessita di un patentino. E quindi di regolare attestato che deve essere esposto in caso di un controllo. Ora, non fatelo tirare fuori perché è in tutta la marmaglia dell'ufficio che stiamo spostando perché stiamo cambiando un paio di mobili. Ma comunque qua ho un altro attestato che ho messo al contrario, eccolo. E vado a leggere: attestato di frequenza a corso di primo soccorso. Questo è famoso, in tutte le aziende ci deve essere un responsabile di sicurezza che deve aver fatto un corso al primo soccorso, appunto. Quindi non si sa mai che un collaboratore si possa sentire male e bisogna fargli la respirazione bocca a bocca. Vabbè che ci vogliamo bene, però un po' too much. Comunque, non perdiamoci, andiamo avanti. E quindi, in un mondo in cui si parla di mobilità elettrica, mobilità green, ecosostenibile, non si è capito ancora quanto, ma comunque auto elettriche, anche qui non si può operare su una vettura elettrica senza avere gli attestati, il famoso PS PAV, famoso Dio per chi ci lavora. Eccolo qua che ve lo inquadro. PES, persona esperta, PAV, persona avvertita. La persona esperta può fare praticamente tutti i lavori, la persona avvertita può lavorare in presenza del PES. Anche questi ultimi, manco a dirlo, hanno una scadenza, quindi ogni tot dobbiamo far ripetere dai nostri tecnici questi benedetti corsi, bisogna anche ricordarsi. Quindi io do un consiglio, un po' quello che facciamo noi con i nostri clienti, ed è sempre quello di affidarsi a aziende che oltre a fare il servizio ricordino tramite dei gestionali automatici, un CRM loro, le scadenze, perché noi, presi dal solito marasma di cose da fare, rischiamo sempre di dimenticarci. Potrei andare avanti parlandovi di tutto l'impianto antincendio, estintori vari, per il fatto di avere le gomme in deposito dei clienti, eccetera eccetera. Parte un po' annoiante e la saltiamo, ma comunque basti pensare che bisogna anche lì ogni anno fare la revisione degli estintori,
e avere un impianto antincendio necessario, a seconda delle gomme che si hanno in deposito, nel caso di incendio. Ma lei che sta guardando questo video si chiederà, ma sono obbligatorie per tutte le funzioni quelle che abbiamo visto finora? Allora, la taratura degli strumenti in genere no, è caldamente richiesta dalle case costruttrici e da alcuni standard che adesso andremo a vedere. Perché ad esempio noi, come officina, aderiamo a uno standard che si chiama RINA, un po' come se fosse il famoso UNI EN ISO 9001 che si fa, a volte alcune aziende si certificano, perché è uno standard di qualità, si imparano processi, viene tutto il personale coinvolto nel processo aziendale, appunto, viene fatta capire l'importanza di lavorare in un certo modo per dare poi al cliente la migliore esperienza possibile, ottimizzare i processi, creare più gruppo, perché ricordiamoci che il gruppo è importantissimo, perché dove non c'è gruppo spesso c'è l'accusa, con compiti ben definiti di ognuno. Ma stavamo dicendo che nel nostro settore uno degli standard migliori da aderire, secondo il mio punto di vista, è RINA. I RINA sono degli standard in ambito automotive che ci permettono appunto di garantire al cliente macchinari tarati, equilibratrici tarate, come abbiamo visto prima, anche il punto a convergenza, questa roba gigantesca che vediamo qua dietro con tutti i bei sensorini, ecco, quella ogni tanto va tarata, una volta all'anno anche lei, e anche questo fa parte degli standard. I RINA sempre richiedono anche attrezzatura per auto elettriche, quindi multimetro DUSPOL, guanti dedicati e tutto quello che ne conviene, ponte, segnaletica, ho già fatto un video a riguardo. E non per ultimo anche un CRM, un'agenda elettronica. Noi anche qua abbiamo un'agenda che in cui possiamo scrivere praticamente la qualunque, manda gli SMS automatici ai clienti con un remind e quindi possiamo organizzare meglio il nostro lavoro. Anche questo fa parte di uno standard. Se non l'hai, non puoi aderire a questi standard. Un CRM, un programma di fatturazione con fatturazione elettronica, con molto importante la firma della privacy, ricordiamoci, signori belli, perché la privacy, nonostante le nostre siano aziende microimprese, la privacy è importantissima. Se dovesse venire un controllo e noi siamo nella posizione di avere ragione totale, ma non facciamo firmare la privacy, ecco, probabilmente finiamo nella parte del torto subito. Quindi, Ocio e Oregio. Vi faccio vedere un attimo come è strutturata la nostra agenda, eccola qua. Questa è un'agenda in quale possiamo selezionare i vari appuntamenti nel giorno, possiamo anche selezionare, per esempio, andiamo qua, la tipologia di intervento, l'ora di ingresso, l'ora di uscita, la copertura della giornata di quell'operaio che andiamo a selezionare all'interno dell'agenda, quindi possiamo gestirla in modo più completo possibile. Tant'è vero che dopo un annetto che la usiamo, ancora alcune funzionalità non abbiamo imparato a usarle. Ecco, mancanza di tempo. Perché poi non dobbiamo dimenticarci che in questo lavoro bisogna continuare a studiare. Io non so dove l'ho sentita l'ultima volta la cosa che tanti ragazzi pensano che finisco di andare a scuola e ho finito di studiare. Ma che, ragazzi? Una volta che iniziamo a lavorare si inizia a studiare. Veramente a me sembra sempre di essere sotto esame, perché ce n'è una nuova ogni giorno. E se vuoi andare, diciamo che lasciare il piede sull'acceleratore spesso può rallentarti tantissimo sulla tua tabella di marcia. Ovviamente, non per ultimo, secondo gli standard è richiesto anche un angolo d'ufficio dove i clienti possono tranquillamente sedersi, si può offrirgli un caffè e possono aspettare le lavorazioni. Ma ovviamente in questo fantastico mondo che tante volte a noi operatori di settore ci fa sudare, però ci fa anche sognare, perché prima di tutto la maggior parte di persone che hanno officine, di collaboratori, hanno la passione dei motori di far bene le cose, di tribulare, di mettere le mani in pasta. Ovviamente abbiamo anche tantissime banche dati e tantissimi diagnostici che ci servono a lavorare tutto il giorno. Ma oggi quello che volevo farvi vedere era principalmente quali sono le normative che dobbiamo rispettare e quali sono gli standard che dobbiamo avere per sostenere una buona qualità del nostro lavoro. Bene, vecchie chiavi inglesi, siamo arrivati alla fine di questo video. Mi auguro di avervi fatto imparare qualcosa. A voi che piace questo fantastico mondo di auto, con un po' anche di
Profumo d'olio bruciato, perché no? Perché ci sta bene, la gomma, io mi ricordo quando ero piccolo andavo dal gommista e sentivo quel profumo di gomma, ormai sono talmente assuefatto che non lo sento più, però so che c'è, ormai ci vivo dentro. Noi ci salutiamo con questa splendida Mercedes dietro che mi sembra che abbia quasi 400.000 km e a parte qualche problemino sulle testine va ancora bene, ma questi erano mezzi che facevano chilometri, veri mezzi green, quelli che durano tanto. Noi ci salutiamo, ci vediamo alla prossima, ciao!